Ciao Elisabetta, perdonami il ritardo, cercando via Liberti e poi dopo l'abbiamo E trovato. poi dicono di... E poi dicono di noi donne. Sì, Mamma mia, ciao Barbara, è vero. buongiorno. Giornata gentleman a Torino all'insegna del sole, acqua, pioggia. Allora, ti racconto. Dalle 7 di questa mattina, adesso ha già smesso, è iniziato a piovere circa una decina di volte. Viene un acquazzone pazzesco, smette, esce il sole. Poi dopo un po', acquazzone pazzesco, smette, esce il sole. Non so cosa dirti. In questo momento c'è il sole. Cosa accadrà? Tra un po'? Nessuno lo sa. Si accettano scommesse sul meteo. Bene, allora, vediamo Una un po', quota. vediamo un po'. Prima corsa, parliamo di ippica, va che è meglio. Condizionata per cavalli di 5-6 anni, la base potrebbe essere il numero 3, lo guida Michele Bechis, Stormont Font, a 3 a quota fissa o altro? Beh, allora, Barbara, Stormont Font ha vinto bene all'ultima con suo papà, con Giovanni Bechis. Era un periodo che insomma, stentava magari a finire un percorso o a correre come lui sappiamo benissimo che è capace. All'ultima invece ha corso bene e proprio con Giovanni è riuscito a portarsi a casa una bella vittoria. Ovviamente il figlio oggi vorrà fare nella stessa maniera e ce la metterà tutta. I mezzi ci sono, la categoria è alla sua portata. Io nel mio pronostico ho messo anche il numero 4 di Ramsete del Don perché è un cavallo che comunque sta correndo molto bene e anche lui in questa occasione può ben figurare insieme al numero 2 di Senator Rock che con Filippo Rocca potrebbe prendere un buon piazzamento. Ho sentito anche l'intervista realizzata prima a Tiberio Cecere che è l'allenatore della scuderia Sant'Eusebio, mi sembrava fiducioso. Rossignola S in questa categoria qui avrebbe dei buoni mezzi, una buona gamba per imporsi. Il numero c'è anche. So che il team di Cangelosi ha molta fiducia. Io al termine di zona quota andrò a fare le interviste, così poi nel pomeriggio potrò raccontare meglio ai nostri Certo, amici che ci stanno ascoltando. Qui interviste c'è un cavallo, fondamentali, però, eh? Barbara. Sì. Assolutamente, qui c'è un cavallo Barbara che io ti voglio segnalare perché, beh, a parte che c'è Rufolina che è una cavalla che nell'ultimo periodo non sta correndo benissimo, ma se fosse in giornata vince di nuovo il papà, cioè Giovanni Becchis con i sulchi Rufolina. Ma ti voglio segnalare un cavallo perché adesso, mentre tu parlavi, io guardavo sul cellulare le quote sul vostro sito di riferimento. È il numero 6 di Radames Bigi, è un cavallo che tra parentesi qui ci sono due variazioni di ferratura che sono Radames Bigi e Stormont Font che correranno senza ferri posteriori. Radames Bigi è anche annunciato in ordine dal team di scuderia e all'ultima ad Albenga, era una corsa allievi con Laura Pannunzio e Sulchi, ha vinto come ha voluto, andando al comando e imponendosi. Se oggi avesse la stessa forma e così pare, potrebbe essere un cavallo interessante e la quota al momento c'è, sia alla quota fissa sia al totalizzatore che però non fa testo all'1,5. Però insomma potrebbe essere una bella idea se continua a pagare la cifra che io ho visto, adesso mi sembra che era a 5 a quota fissa se ho visto bene. Quindi è un cavallo interessante da tenere in considerazione. Sì, ti confermo. Andiamo alla seconda corsa, un invito per cavalli di 4 anni, si parte con Inazio, 2060-2080 metri, andiamo questa volta proprio con Filippo Rocca, numero 2, che guida Taylor Rock, a 1,80 quota fissa? Sì, anche se in una corsa con... Anzitutto qui c'è un ritirato che è il numero 1 di Temptation Lux, quindi rimangono Ok. in 5 cavalli e quindi gireranno da soli a 2080 metri. Detto questo, io credo che sostanzialmente sia una corsa a due cavalli, ovvero Taylor Rock e The Best Dream. Allora, Taylor Rock, insomma, a Torino ha corso benissimo la penultima volta dove è venuto a vincere in maniera prepotente andando a prendersi la vittoria. The Best Dream è un cavallo non semplicissimo, ma la differenza tra i due, che secondo me è sottile, io li ritengo due cavalli che si equivalgono molto, sono due cavalli veramente importanti di ottimi mezzi. La differenza in questo contesto, che secondo me potrebbe essere un fattore, è il fatto della giravolta, ovvero Taylor Rock si troverà a girare praticamente con il numero 1, no? del suo nastro, mentre The Best avrà il numero un po' più alto.
E questa è una cosa da tenere in considerazione perché potrebbe fare molta differenza. È meglio girare con un numero un po' più alto rispetto a un numero più basso. Certo. Però la linea tra i due è veramente sottile, quindi sono due cavalli che stanno sicuramente molto bene nel periodo. Terzo cavallo in questa corsa possiamo provare con Teddy Marr, la lieva di Andrea Guzzinati che è affidata al suo proprietario che potrebbe correre molto bene anche in questa occasione, una cavalla importante anche lei. Però a me per me la corsa è più che altro tra Taylor e The Best. Condizionata per i 3 anni, si corre sui 2060 metri, la terza corsa, da battere in questo caso il numero 8 lo guida Marco Gastaldo, Uncle Nico a 2 alla pari a quota fissa. Ci sono due corse oggi che davvero, ti dico la verità, mi hanno fatto un po' arrampicare sugli specchi per fare un pronostico. E una è questa, l'altra è la quinta. Allora, qui io ho dato comunque Ancler Nico, come hai detto te, perché nonostante la seconda fila, credo che sia il cavallo che ha dimostrato sino ad oggi qualche mezzo in più rispetto agli altri. Poi c'è la guida di Marco Castaldo che non si discute e quindi per me è la prima scelta lui. Seconda scelta, ho provato ad andare sul numero 4 di Ocea Jet con Stefano Garofalo Insulchi, una cavalla che comunque ha corso bene nell'ultimo periodo, oggi anche lei al 4, che è il numero migliore, visto che prima ti ho fatto un po' un discorso sui numeri, il 4 per me è il numero ideale per poter prendere delle belle posizioni dopo lo stacco della macchina. Terzo incomodo, metto di nuovo Filippo Rock con il numero 7 di Utopia Rock. Certo, il numero non aiuterà certo lo svolgimento della corsa, ma se Filippo riesce a trovare una buona pariglia, perché no? Hai parlato della quinta corsa, allora indirizziamoci verso questa condizionata per i 3 anni, 1600 metri, e un'idea potrebbe essere Umajò, numero 2, a 4,50 quota fissa o hai altre idee? Ho idea che tu mi vuoi male, perché mi salti la quarta e mi vai alla quinta, che è quella più complicata della giornata. Allora, Barbara, Ma noi siamo sì, donne una corsa non coraggiose, sbaglia. mica ti puoi tirare indietro, dai. No, mai, mai. Allora, Umajò a me non dispiace, deve trottare però. Alla penultima col suo proprietario era partita 200 metri allo stacco della macchina, invece gli ha sbagliato. All'ultima ha corso bene sulla pista di Milano, vedremo oggi come si comporterà in questa categoria. Stesso discorso vale per il numero 5 di Ussana, una cavalla che da quando era rientrata aveva fatto una serie, vincendo anche, aveva fatto una serie di corse veramente interessanti. Poi purtroppo, ne parlavo prima con Pino Rossi, non sanno neanche loro perché, ma la cavalla non sta più correndo nelle stesse performance che faceva fino a qualche tempo fa. Ha percorso e sicuramente a lottare con i primi. Terzo cavallo, possiamo provare. Senti, io vado sul numero 7 di Uta dei Greppi perché a me piace moltissimo. Nicola Del Rosso, secondo me, è uno di quelli veramente bravi, uno dei più bravi che ci sono in Toscana. E qui tiro le orecchie a Stefano Baldi che non è venuto a correre qui oggi. Io ci tenevo perché è di una simpatia unica e quando Sì, c'è lui, l'ho veramente letto, anche l'hai scritto anche le interviste su sono. Facebook. Sì, Sì, perché che l'ho davvero senza di brontolato. lui una giornata. Sì, assolutamente. Però Nicola è uno veramente molto bravo ed è la mia terza scelta in questa corsa. Benissimo, e allora andiamo al centrale del pomeriggio di Vinovo, la sesta corsa, una condizionata per cavalli dai 6 agli 11 anni. Si parte su tre nastri, 2060, 2080, 2100 metri. Qui c'è un cavallo che nel periodo è volante. È numero 7, Principe di Mara, 3,50 quota fissa, è da giocare? Subito. Subito, lo giochiamo subito. Dichiarato completamente sferrato, così come il numero 5 di Ottone Jet che toglie i ferri posteriori, queste sono le variazioni. Allora, Principe di Mara all'ultima ha fatto uno sproposito, un cavallo che sta correndo veramente sempre bene, ma all'ultima ha vinto di 50 metri davvero sul resto della compagnia. Per cui anche i 40 metri che deve dare qui agli altri cavalli, secondo me, se è lo stesso dell'ultima prestazione, il cavallo davvero, Barbara, per me li vola. I 40 metri non sono un problema. Attenzione però, perché c'è Obelix del Rio, che è un cavallo che di queste corse ne ha sempre fatto un po' il suo fattore principale. È un cavallo che con i nastri gira molto bene, è un cavallo che la distanza la fa altrettanto bene ed è un cavallo che se sta bene perché ha molti acciacchi dovuti all'età. È un bel avversario per tutti quanti. Questo è un memorial ad Antonio Colombino, che è il papà di Enrico. E due parole perché Antonio le merita, era veramente un gentleman.
Veramente un gentleman, non ho altre parole per definirlo perché di quei gentleman che la parola racchiude veramente tutto il significato. Per cui io credo che Enrico ci terrà particolarmente, magari portasse a casa questa corsa e con Mariner Code ne avrebbe sicuramente il fattore. Un altro cavallo, Barbara, che non voglio trascurare era Ravel Cup, perché a me lui ha impressionato forse di più di Principe di Mar, perché tutto sommato per Principe la corsa gli è venuta più semplice rispetto a quello che ha fatto Ravel all'ultima, perché ha girato di fuori, scoperto tutta strada e poi se n'è ancora andato. Quindi gli è venuta una corsa difficile, anche perché per andare comunque in pariglia di fuori scoperto ha dovuto girare 400 metri in terza ruota e vince ancora, ma vince bene. Se ha la stessa forma anche lui, vedremo che cosa sarà in grado di fare. Certo. L'ultima corsa che analizzeremo in tua compagnia è la settima corsa, una condizionata per cavalli dai 5-7 anni, da battere in questo caso il numero 6 Pontiac Turbo a 2,25 quota fissa. Allora, Pontiac si è ritrovato, è un cavallo che lui correva ai Gran Premi, poi lo sappiamo tutta la sua carriera. Nelle ultime corse sta correndo veramente bene e ha dato sentore di rinascita. Però secondo me non è un cavallo tanto semplice e quindi non so come potrà trovarsi con Stefano, con tutto il bene che io voglio a Stefano. Però mi sembra, non lo so, io ho l'impressione che Pontiac sia un cavallo complicato. A categoria sicuramente è superiore, su questo non ci piove. Ma a me piace molto il numero 4 di Radamés Jet. Radamés Jet, che è guidato da Filippo Monti, è un cavallo che all'ultima ha sbagliato qua sulla curva, ma è un cavallo che veniva già da delle buone prestazioni ed è un cavallo di mezzi. Con Filippo potrebbe avere qualche chance in più, insieme al numero 3 di Rugiada del Rio, la cavalla che è guidata di Andrea Guzzinati, che anche in questa occasione è guidata da Enrico Colombino come l'ultima volta, che rimaneva su di una vittoria. A proposito di Colombino, visto che c'è il Memorial Antonio Colombino, ti ho nominato tante volte Enrico Colombino, Barbara, ti rubo soltanto un secondo perché io ho realizzato un'intervista molto bella a Luigi Claudio Colombino dopo l'incidente che ha avuto 2 anni fa e andrà in onda domani sera all'interno del Rotocalco Canter alle 19 e consiglio davvero di guardarla perché Benissimo, è emozionante. come quella che hai fatto a Chiara Nardo. Esatto. Ecco, senti, allora, intanto complimenti. Volevo chiederti un cavallo per andare a bersaglio, Elisabetta, perché devo andare a Grosseto adesso. Allora, un cavallo per andare a bersaglio, te lo do subito. Ti do la quarta corsa, il numero 2, Tatiana Mark. Perfetto, grazie mille, buona giornata, si fa per dire, epicamente parlando, sì, però. Grazie Barbara, buona Perché il giornata tempo a te. è ballerino, va bene, grazie, ciao!